Ecco come si presentava la città stamattina in attesa della vetrina internazionale della prima tappa del 96esimo Giro d'Italia. Abbiamo visto girando una grande collaborazione. Oggi è un giorno di festa, a questo sforzo hanno collaborato veramente tutti e in queste ore hanno veramente dato il massimo per che ci presentassimo al mondo intero nella forma migliore. Questa è la Napoli che vogliamo, una Napoli positiva che guarda avanti e si presenta agli occhi del mondo in modo intelligente, cercando di richiamare turismo, che significa anche lavoro, significa beni culturali, significa un futuro fatto anche di occasioni di festa e di sport e di benessere per tutti. Dopo 50 anni dunque si riparte da Napoli con un circuito cittadino disegnato fra la collina di Posillipo e Santa Lucia e migliaia di persone ai lati delle strade ed un lungomare pieno di appassionato che ha assistito ad un arrivo ad alta tensione. Il giro è partito da Piazza del Plebiscito, trasformandosi poi in una passerella fino al lungomare, da dove era previsto il via ufficiale. Per quanto riguarda il risultato sportivo, tutto è andato come previsto. È stata una volata in riva al golfo ad assegnare la prima maglia rosa, anche se il super favorito Cavendish, ex campione del mondo e vincitore già di 10 tappe al Giro d'Italia, ha dovuto battere all'ultimo metro Elia Viviani, risalendo 5 posizioni negli ultimi istanti della gara. Questi eventi portano entusiasmo, muovono l'economia, portano lavoro, fanno girare questa immagine di Napoli in tutto il mondo, 174 paesi, centinaia di milioni di persone che stanno vedendo Napoli. Gli eventi non è che cancellano i problemi, ma aiutano a risolverli, perché significa appunto lavoro, economia, passione, dignità, orgoglio di sentirsi napoletani. Ancora una volta siamo stati all'altezza di questa grande sfida. Un ringraziamento soprattutto alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno consentito in condizioni così difficili di fare questo evento, e un ringraziamento anche a quei napoletani che con pazienza sopportano anche qualche disagio. Credo che questa è una prova di grande forza in un momento così difficile. Chiedo ai napoletani di essere uniti, non essere omologati, ma uniti. Amiamo tutti quanti Napoli e faremo grandi cose.